Buonasera Marco Albini. Buonasera, Linda. Siamo al secondo appuntamento della stagione d'autunno di Incordata. C'è già stato un primo incontro con Luca Vitalli ed Enrico Camanni. Oggi siamo noi due. E poi ci sarà sicuramente, i prossimi saranno con Sandro Campani, Passi nel Bosco e con Anna Torretta e, per il suo ultimo libro A Sei Mani, scritto con altre due ragazze. Allora Marco, entriamo subito nel tuo ultimo libro così diverso da tutti gli altri, con una temperatura emotiva a cui non ci avevi mai abituato, diciamo. Questa grande intensità emotiva, intanto facciamolo subito vedere, la copertina Mia Sconosciuta, uscito per Ponte alle Grazie proprio da poco, in quest'anno, in questo strano anno. E dicevo, questa grande intensità emotiva è persino, lo confesso, è persino difficile entrare, prendere un primo filo, perché è talmente composito ed è la materia è così forte, densa, intensa, che è quasi difficile trovare una neutralità, no? Dice, non è un argomento, dice, presentiamo l'argomento. Uno dei tanti, delle tante sfaccettature della montagna che tu nella tua lunga carriera di giornalista e di scrittore hai affrontato. Qui siamo veramente, direi, nel memoir, se posso definirlo così, cioè è la memorialistica, perché non è una biografia, ma è quella biografia di memoria che quindi non necessariamente deve aderire a quello che è accaduto, ma aderisce a un'autenticità emotiva. Allora, la prima cosa che mi viene da chiederti, per entrare in questo grande nodo, che si dipana piano piano, è come, partendo dalla scrittura, cioè, come hai affrontato lo scrivere di questo libro? In fondo il tuo mestiere è stato facile, è stato difficile, ti sei posto degli obiettivi, stilistici, di linguaggio? Sì, non è stato facile. Ed è vero che questo è un libro in fondo di un esordiente, anche se ho maneggiato libri e la scrittura da tanti anni, ne sono stati pubblicati tanti libri, però questo è in effetti diverso dagli altri perché affronta un tema molto intimo e si entra nel campo della memorialistica, come mi hai detto tu, del romanzo autobiografico, dove tutto è vero, niente è inventato. Le parti un po' oscure che non ricordavo così, e comunque aderiscono sempre a una verosimiglianza, quindi è tutta una testimonianza. E lì io ho fatto, sì, prima di tutto un lavoro di scavo, di cercare di capire che cosa ero in grado di dire. E poi perché dirlo, forse sarebbe meglio partire da qua. Sì, la scrittura viene di conseguenza, ma io ho avuto questo momento di grande ripensamento sulla mia vita, su mia madre, su quello che è stato, e ne ho parlato con gli amici, con il mio editore, con Cristina Palomba, e tutti mi hanno esortato a scrivere, a buttarmi in questa avventura di una scrittura così intima, che era il racconto di una madre romanzesca di fatto, e quindi adatta a essere raccontata in un romanzo. Romanzesca è per il fatto che era una persona molto particolare, con un carattere tutto suo, un po' matterella, fuori dalle righe, e che ha fatto una scelta nella vita che l'ha portato a seguire una linea parallela al modo consueto di vivere di quegli anni, degli anni 50, 60, 40, anche io poi sono nato a metà degli anni 60, e
quindi poi ha lasciato un forte segno su di me che costituiva un nodo, come hai detto tu, un nodo irrisolto e che io volevo risolvere. Sono passati anni dalla sua morte, 10 anni, 12 anni dalla sua morte, quando un evento particolare, un evento tragico, un lutto di un mio caro amico ha scatenato una memoria, ha rimesso in discussione molte cose. Su mia madre. Posso interromperti? Tra l'altro è curioso che questo evento molto forte, questo lutto, ti abbia portato dentro un rito che era esattamente quello che tua madre aveva sempre tenuto lontano dalla vostra vita, no? Questa sua... Esatto, esatto. Allora mia madre, appunto, nelle sue, un po' così, atteggiamento un po' strano, eccentrico nella vita, era contraria a tutti quei riti di passaggio, a quelle feste comandate, a quelle consuetudini consolidate, ecco, che la vita della nostra società ci porta a fare. Quindi le feste di compleanno erano bandite. Che cosa c'entra il compleanno? Domani sei uguale al giorno prima, perché festeggiarlo? E perché festeggiare la festa della comunione? E i matrimoni e i funerali non parliamo, le guai andare al funerale, io non vorrò mai essere che ci sia un funerale, non vorrò mai andare a finire in un cimitero, prenderai le mie ceneri e le spargerai ovunque, anche in una discarica piuttosto, ma non voglio finire allineato come tanti piccoli soldatini chiusi in un mura dei cimiteri. E tra queste, e poi figuriamoci le feste dell'anno, il Natale e il Capodanno, ecco, soprattutto il Capodanno era l'apoteosi del suo allontanamento a ciò che tutti facevano, cioè il festone di San Silvestro, e quindi tutti a brindare, ma perché cosa? Sai cosa facciamo invece domani? Noi ci alziamo prima di tutti, andiamo a letto presto, ci alziamo domani mattina prima di tutti e usciremo nel silenzio, faremo una passeggiata nella neve, ci saranno solo i gridi dei corvi a disturbarci, anzi a tenerci compagnia, e così noi entreremo nel silenzio. Quello, l'ideale per mia madre era il silenzio, lontano da tutti, e quindi la mattina del primo dell'anno era il massimo, era avere un po' così evitato, deviato sulla festa che tutti partecipavano. E tra queste riti di passaggio, anche il rito di passaggio alla morte era da lei bandito, quindi io non ero mai andato a un funerale, non ero mai stato di fatto a un funerale, me ne sono reso conto soprattutto in un certo momento, quando il mio caro amico Alessandro è morto all'improvviso, era andato a fare una corsa in collina dove aveva una casa, e così sua cugina Chiara mi chiama e mi dice: sai, devo dirti una cosa brutta, in lacrime era, Alessandro. E così, guarda, siccome eravate così tanto amici, avevo pensato di chiederti di leggere un'orazione funebre, un saluto, così, in chiesa. Allora mi sono trovato in questa chiesa nel centro di Milano. Alessandro poi aveva avuto una carriera luminosissima, si era laureato alla Bocconi, aveva fatto master in America, si era buttato nelle grandi aziende, era diventato un capitano d'azienda, era finito per guidare come amministratore delegato la più grande azienda italiana, di un'azienda di Stato. E quindi lì, quel giorno, mi ricordo, quella mattina, con la sua bara a sinistra, la mia sinistra, così vicino, di fronte a queste persone tutte comprese nella parte, in questa serie commosse, così c'era anche l'ex presidente della Camera, gente nota, giornalisti, persone che vedevo in televisione, tutti a guardarmi in silenzio. Io leggevo questa orazione funebre, era la prima volta che partecipavo a un funerale, e leggendo queste parole io capivo che in effetti sì, certo, Alessandro era morto 2 giorni prima, 3 giorni prima, però in realtà c'è una seconda realtà, c'è la realtà oggettiva dei fatti, poi c'è una realtà costruita che è la nostra realtà, la realtà che è altrettanto importante. E in quel momento stava per passare nel mondo del passato Alessandro. Era morto, ma stava morendo una seconda volta, ce lo stavamo dicendo tutti, e tutti insieme lo stavamo salutando. Certo, lui se n'era andato, il mio rivolgermi con la mia lettera a lui direttamente era appunto... Rettorica, era una rettorica, certo. Rettorica, certo. Rettorica, però aveva un suo...
un suo significato. E quindi, insomma, questo fatto mi ha colpito molto. Sono passati qualche anno, io poi, giorni dopo, sono andato su in soffitta, avevo cercato di frugare in queste scatole dei ricordi. Tutti noi abbiamo un luogo dove teniamo i ricordi dei nostri cari che magari sono mancati, allora li mettiamo tutti lì e poi un giorno andremo a trovare qualche cosa perché ci verrà nostalgia. Ecco, in quel momento ho ritirato fuori queste cose, queste memorie, questi scritti. C'erano anche dei floppy disk, che erano questi dischetti, no, dove un tempo venivano registrati dei file che avevano pochissimo spazio di memoria. E lì ho trovato, grazie a un amico che me li ha poi tradotti nuovi file per Word, ho trovato degli scritti di mia madre che raccontavano appunto della storia di questo suo primo amore, che è una storia centrale del libro, se non non tutto ruota intorno a quella storia, però un ingrediente che spiega anche poi il formarsi del carattere di questa donna, di questo grande trauma sentimentale che ha avuto quando era molto giovane. E si è innamorata, è caduta proprio innamorata di un uomo molto più grande di lei. Siamo a Courmayeur, siamo durante la guerra, e quest'uomo era di fatto un personaggio molto affascinante, una specie di eroe, un eroe mitico ai miei occhi, nei suoi racconti, così, poi così come l'ho letto su questi suoi scritti, che aveva scritto appunto al computer. Era Ediconsolo, chi frequenta un po' la montagna forse sa chi è, era il disegnatore di paesaggi di montagna, che aveva poi lavorato per le stazioni sciistiche negli anni 50, 60, soprattutto francesi, aveva inventato le plastigrafie per disegnare. Però lì era una specie di eroe, di fatto era un vero eroe romantico perché faceva il servizio segreto per la resistenza ed era una squadra di poche unità, erano in tre di fatto, e la sede era questa villa Marrone Cinzano, Courmayeur, e lui si occupava di fare dei passaggi tra la Svizzera e l'Italia, portando informazioni, ricevendo informazioni, e soprattutto al ritorno di questi viaggi si portava questi zaini enormi, stracolmi di banconote, e che erano utili alla causa della resistenza. E quindi immaginare quest'uomo che da solo in inverno con gli sci e le pelli di foca attraversa le montagne, ritorna con uno zaino pieno di soldi per pagare la resistenza da solo, così. E questo amore che è scoppiato, che è sbocciato con mia madre, lei giovanissima. Mia madre era figlia, tra l'altro, va detto subito, di una famiglia borghese, alto borghese, della buona borghesia milanese, patriarcale, con un padre molto severo, che indirizzava i figli come a suo piacimento, soprattutto anche nelle scelte sentimentali. E quindi sapere che lei stava con un uomo di 20 anni più grande di lei. Tra l'altro un ebreo che si era sposato prima della guerra, con rito in chiesa per tenere nascosta la sua identità. Quindi era, come dire, un amore impossibile che poi alla fine della guerra hanno tentato di sciogliere il matrimonio, non c'era il divorzio, ma c'era la possibilità con la Sacra Rota di trovare una scappatoia per uscire dal matrimonio, però non c'è stata la possibilità, e quindi mia madre è rimasta da sola così, col mito di quest'uomo che l'ha accompagnata per tutta la vita, e poi non ha avuto altri uomini stabili. A 40 anni voleva un figlio, sentiva proprio il bisogno di avere un figlio, e quindi si è trovato un uomo funzionale a soddisfare il suo desiderio, un olandese, un pittore olandese che ha conosciuto alla Biennale di Venezia, e dopo 9 mesi sono nato io, ma io non ho mai conosciuto mio padre. Ecco, quindi la figura di mia madre, che era restia ai riti di passaggio, le grandi chiamate collettive per dare un senso allo al passare del tempo e al passare della vita, una donna che era rimasta sola, una donna che aveva avuto questo grande amore finito e che era sempre vissuta col ricordo di Ediconsolo, è la protagonista di questo romanzo autobiografico e del rapporto tra me e questa donna. Sì, l'hai tratteggiata bene come l'eroina da romanzo, perché effettivamente quello che la sua personalità, così come viene a configurarsi nel tuo libro,
mi ha fatto immediatamente pensare a una serie di personaggi della letteratura mondiale. Poi magari la storia non è uguale, però questa figura di donna comunque insofferente a delle ritualità sociali determinate proprio dalla sua estrazione altoborghese, insofferente agli schemi, che decide comunque negli anni 60 di anche come reazione a una grande sofferenza, però comunque portando avanti una sua idea, realizzando un suo desiderio, che era quello di avere un figlio, che poi saresti stato tu. E quindi effettivamente viene fuori un carattere non tanto Matterella, cioè direi sì, sicuramente avrà avuto, vengono fuori i suoi aspetti nevrotici, la sua difficoltà, però di grande forza, di grande intensità come carattere. E questo, dal libro, da quello che tu racconti, è come se avesse creato proprio un mondo nel quale voi due avete vissuto, nel quale vi siete alimentati, fatto di tanti paesaggi, no? Il paesaggio, della montagna, paesaggi esistenziali, penso, no? Non soltanto quelli della natura, della montagna, di Courmayeur, dei monti del Monte Bianco, ma appunto parlavi della storia d'amore con Edi Consolo, penso alla musica. Un altro paesaggio fortissimo del libro è la musica, il pianoforte, questo pianoforte che nell'albergo di Courmayeur prende vita soltanto quando lei lo suona. E poi la Milano del dopoguerra, quella ancora tutta da ricostruire, e la Milano che sarà quando ormai è ripartita col Bar Giamaica, le avanguardie artistiche. Insomma, è un libro che, è vero, è una biografia, un'autobiografia, però riesci a tratteggiare dei paesaggi che diventano romanzo anche, no? Diventano, sì, direi romanzo d'avventura, romanzo tout court, biografia, cioè ci sono tanti elementi in questo libro. Sì, ci sono tanti elementi. Mia madre, è vero, era forte, come dicevi tu, e poi poteva anche permetterselo perché ha avuto, come dire, un agio finanziario fino a un certo punto, anche se poi ha dato fondo a tutti i suoi risparmi, a tutti i suoi, la sua eredità, e quindi alla fine eravamo dei piccoli, anzi, eravamo anche in affanno in certi momenti. Ma mia madre era molto forte, come dici tu, nelle grandi scelte, nei grandi momenti della vita, nelle grandi prove. Era forte, ma era molto debole invece nella quotidianità, nel ritmo anonimo dei giorni passati in inverno a Milano, per esempio. Perché mia madre aveva questi due grandi amori, queste due grandi pulsioni irrefrenabili, che era il pianoforte, la musica, che suonava 4-5 ore al giorno, tutti i giorni a Milano, il pomeriggio. E poi la montagna. La montagna era il suo luogo desiderato, atteso, il luogo della nostalgia. La nostra vita era spesso, si può considerare come una grande attesa del ritorno alla montagna. Era una medicina la montagna, per una medicina. Montagna era sicuramente terapeutica, cura. E le nostre estati a Courmayeur, che duravano 3 mesi e 90 giorni, proprio come le mucche che vanno in alpeggio, erano attese, desiderate, erano densissime. E noi affittavamo sempre un appartamento a Courmayeur, non avevamo case di proprietà, ormai insomma eravamo appunto un po' in difficoltà economica, quindi potevamo permetterci un piccolo appartamento in affitto. E io mi ricordo c'era sempre questo rito della ricerca dell'appartamento in affitto. Si andava verso la tarda primavera alla ricerca dell'appartamento e andavamo sempre gli stessi interlocutori, i nostri amici montanari di Courmayeur, erano il proprietario del tabaccaio, la signora del girarrosto, quello che vendeva i giornali, che avevano un'attività così pubblica, e poi avevano una quantità inimmaginabile di appartamenti, 10, 15, 17, avevano ognuno, quindi erano ricchissimi. Poi però li vedevi sempre con la loro camicia a scacchi, pantaloni a velluto, come lo stereotipo del montanaro voleva. Allora andavamo lì e dicevamo:
nostra speranza era sempre quella di trovare l'appartamento dell'anno prima, perché ci avrebbero risolto un po' di problemi di ricerca, insomma. E poi loro dicevano sempre: ah, ma voi altri vi dovete svegliare prima, quello l'abbiamo dato ai genovesi. E allora ci mettevamo alla ricerca. E allora mi ricordo, bisognava inseguire questa macchina, mi ricordo una 127 verde su per le frazioni di Courmayeur, perché Courmayeur è, sappiamo, no, una costellazione di frazioni, c'è il suo centro e poi in questa, nell'Alta Val d'Igne, tutte le frazioni, c'è Antrer, Dolon, la Saxe, il Verran, e quindi andavamo inseguendo questa macchina che sfrecciava tornante su tornante, mia madre e rallenta guidando a tutti i giri, poi la trovavamo la macchina parcheggiata nella casa, sotto la casa che c'era l'appartamento in affitto, e salivamo e vedevamo questo appartamento. Insomma, le esigenze erano poche, anche se si trovava lontano dal paese andava bene lo stesso, perché i sentieri, le scorciatoie, così andavano benissimo. Mia madre aveva sempre due richieste: che ci fosse silenzio, perché il silenzio è stato il compagno imprescindibile per mia madre, proprio il desiderio massimo, il silenzio, e poi anche una vista sulla montagna, anche un piccolo finestrino in bagno da cui si potesse scorgere un minimo di ghiacciaio, quello era. E se c'era, stilavamo il contratto lì su una pagina di quaderno strappata sul momento e poi partiamo. Poi c'era sempre una richiesta ulteriore che faceva mia madre, alzando il dito da birichina, per questo era un po' Matterella, un po' sciocca anche, e lo faceva anche, mi imbarazzava sempre, e diceva sempre: scusi, ma ci sarebbe anche un pianoforte? E questi la guardavano con gli occhi sgranati, come così. Questa è matta. Ma lei lo faceva così, tanto poi non era un problema, perché come dicevi tu, il pianoforte lo avrebbe ritrovato sempre, era lì che l'aspettava il pianoforte ad uso dei clienti, degli ospiti dell'Hotel Royal, era lì, e quindi lei nelle giornate piovose dell'estate sarebbe andata con gli spartiti sotto braccio a suonare il suo pianoforte all'Hotel Royal. E poi quando arrivavamo a Courmayeur, dopo così questa specie di trasloco con la macchina piena di bagagli, di tutto per l'estate, allora dovevamo scaricare tutto, e questi appartamenti tutti scarruppati, con le stoviglie una diversa dall'altra, le sedie una diversa dall'altra, recuperi di chissà quali mobilie andate perdute, così c'erano i letti che erano su queste reti metalliche che anche il mio peso esiguo di un 6-7 anni le piegava come fossero delle amarre, e queste stesse reti servivano anche come dei divani, no? Due cuscini buttati lì. E quindi quando avevamo sistemato tutta la nostra roba, quando avevamo fatto la prima spesa della stagione, che comprendeva il sale, lo zucchero, tutto l'olio, le paste, così tutto a posto, ci sentivamo finalmente a casa, e lì c'era il rito, un altro rito nostro, perché i riti, è vero che mia madre li disattendeva, quelli sociali, ma i nostri privati invece erano costellati i riti. C'era il rito di stendere la carta geografica 1-25.000 del Monte Bianco e lì iniziare a circolettare di rosso tutti i nostri obiettivi dell'estate, che erano degli obiettivi in crescendo come difficoltà. Certo, erano escursionismo, piccole arrampicate in cordata, io 5 anni, lei 5, 6, 7, 8, tutte queste estati degli anni 70, e andavamo così a fare piccole arrampicate, dormire nei bivacchi, e lì iniziava la nostra grande avventura, che sarebbe durata materialmente per questi 3 mesi, e poi avrebbe poi sedimentato nei ricordi delle notti dell'inverno nell'attesa di un'estate successiva, sempre con l'idea di andare in montagna. Marco, ma e queste escursioni le facevate prevalentemente voi due o spesso avevate qualcun altro con cui... No, erano prevalentemente, eravamo noi, poi c'era Alessandro che con la sua mamma, la Lillina, e ci vedevamo, in realtà però queste... le escursioni eravamo proprio io e lei. Per questo che dico che è stata una madre anche un po' sui generis, ma soprattutto è stato il nostro rapporto, perché io forse, ma poi queste cose si valutano dopo, si considerano, diventano nitide col tempo. Io sì, più che un figlio ero un surrogato di compagno, mia madre non ha avuto più nessun altro uomo dopo, aveva 40 anni quando mi ha avuto, e che io sappia non ha mai avuto nessuno, sono sempre stato io il suo compagno, niente di incestuoso ovviamente, però c'è stato un rapporto molto forte, una chiamata anche a una responsabilità precoce, mi ha messo di fronte a questa chiamata in cui lei mi chiedeva, mi chiedeva consigli su da farsi, sulle sue questioni anche più importanti, economiche, di scelte, così, o anche a considerazioni, o anche nelle conversazioni
che non erano semplicemente descrizioni della giornata, di quello che si vedevano, ma era una chiamata appunto anche a argomentare su fatti di cui io non conoscevo molto, un'esortazione a esprimermi, a darmi sempre. Quindi, chissà, forse questa mancanza di una vera infanzia con lei poi ha avuto degli squilibri, io penso. Io penso una cosa, Linda, che però i ricordi abbiano bisogno di tempo per essere veramente nitidi, per essere chiari nei loro contorni. Certo, se più tempo passa, più si perdono dei dettagli, un certo odore, un certo sapore, però si guadagna in una consapevolezza più generale, si vedono di più i nessi che legano con altre cose insieme. I ricordi non andrebbero neanche troppo frequentati, pena renderli, falsificarli, renderli quasi un mito, mitizzarli. Bisognerebbe appunto un po' lasciarli da parte e poi un certo giorno trovare il coraggio di riaprire quella porta. Ed ecco che questi ricordi ritornano con una chiarezza diversa. E l'elemento che mi ha fatto aprire questa porta, diciamo così metaforicamente, questo spiraglio che si è aperto, è stato proprio la morte di Alessandro, che mi ha dato così l'impulso. Non dico il coraggio, ma perché il coraggio non è, però la voglia, il desiderio di andare a riscoprire cosa c'era lì dentro. E ho visto mia madre con degli occhi nuovi e con una consapevolezza nuova. E questo mi è servito molto dopo tanti anni. E da qui anche il titolo, Mia Sconosciuta, perché forse io non l'avevo mai conosciuta mia madre, se non dopo tutti questi anni di oblio prima e poi di una costruzione di una nuova memoria che l'avvolge nel suo insieme più completo, direi. Sì, è come se gli anni passati dopo la sua morte e poi grazie a questo evento l'innesco di un desiderio di comprendere ti abbia consentito anche di avvicinare e far emergere l'essenza di quello che è stato, no? Per cui il ricordo poi è il suo aspetto più esteriore, cioè la forma che prende, ma in realtà dietro il ricordo c'è un'essenza, qualcosa che ha vissuto profondamente, che si è inscritto in te, nella tua vita, e che ha informato la sua, no? E questi anni, immagino almeno, quello che comunica il libro è soprattutto questo, cioè in realtà è un lavoro di quasi di archeologia, per cui quando poi tu tiri fuori un pezzo che ha millenni di storia, va bene, c'è quel manufatto, ma in realtà ti comunica un mondo, no? Certo, è proprio così, ecco, da un elemento si può partire non solo per ricordare quell'elemento stesso, ma rievocare tutto un contorno di cose, un significati che sono stati attribuiti a quell'evento, a quell'elemento, per dare un nuovo significato. E, ecco, questo sono, nel libro io appunto racconto anche un po' questo rapporto in montagna con lei, come lei viveva la montagna. Lei è stata un'alpinista, ha fatto delle grandi vie negli anni 40, grandi vie insomma, direi la normale al Cervino, il Monte Bianco, la normale alla Cima Grande di Lavaredo, la cresta ovest delle Gran Zebrù. Era un alpinista che amava l'alpinismo, nel senso proprio che gli piaceva farlo tanto, tanto, non puntava alla difficoltà per la difficoltà, non interessava superare dei limiti, anzi certi limiti che comportavano il rischio, il pericolo, ecco, lei invece se ne teneva a distanza, anzi un po' gli spezzava anche questo modo di affrontare la montagna così, come una sfida, come un'idea di ricerca del limite, di superarlo. Era tutto un mondo che non apparteneva per niente, era un mondo più pacificato, era un approccio più pacificato con la montagna, di conoscenza di sé e dell'ambiente in cui andava, e soprattutto molto sgravato totalmente dalla retorica che spesso avvolge la montagna, gli attribuisce in sensi
un ruolo quasi così magico, di attrazione quasi. In realtà lei sapeva benissimo che la nostra attrazione della montagna è dovuto non dalla montagna o la bellezza della montagna immanente, intrinseca nella montagna, ma è tutta una costruzione culturale, è tutto un coinvolgimento culturale, perché la montagna, insomma, non è bella di per sé, non ha niente di sublime di per sé, è tutto il nostro approccio che lo determina, il nostro sguardo che determina quella bellezza tutta moderna, tutta romantica, contemporanea. E quindi c'era molto disincanto anche nei confronti della montagna. Mi piace questa idea di un approccio disincantato verso la montagna, eppure estremamente proiettato, quasi non se ne potesse fare a meno, però era disincantato, non c'era quell'attribuzione di senso, di un senso, come dire, alto, quasi metafisico, che invece in un certo alpinismo si ritrova. Sì. Ma rispetto all'alpinismo che poi hai praticato tu e che invece ti ha messo di fronte alla parte più legata alla sfida, al rischio, lei come reagiva? Ecco, allora questo c'è stato, come dire, un cambio di in testa alla nostra cordata. Quando ero piccolo io la seguivo, lei mi legava e andavamo sui ghiacciai, facevamo piccole scalate. Poi però è arrivato il momento, quando io ho iniziato ad avere 14, 15, 16 anni, 17, 18, che ero io il suo primo di cordate. Quindi c'è stato questo passaggio, e lei era ormai piuttosto avanti con l'età, perché insomma, però ecco, lei si metteva i ramponi e andavamo. E poi io lì, quasi come per dire, per emanciparmi quasi, e soprattutto per sorprenderla ai suoi occhi, che poteva capire di cosa si trattava, ecco che ho iniziato a fare alpinismo un po' come dire, l'alpinismo di cui abbiamo parlato prima, in senso un po', insomma, sempre più pericoloso, difficile. Eravamo dei ragazzi, avevo 19, 20, 21 anni, 20, 22, andavamo a Courmayeur e c'era questo rito serale di trovarci alla casa delle guide sotto il campanile di San Pantaleone alle 7, guardare le previsioni del tempo del giorno dopo, e lì si formavano le cordate tra amici. Eravamo un gruppo di coetanei, e quindi è chiaro che un po' per competizione interna, un po' per ideali così tutti un po' bisticheggianti, ecco che la sfida portava sempre ad alzare l'asticella, e mia madre era terrorizzata, ovviamente, perché sapeva che cosa. Infatti molti miei amici sono morti in quegli anni, però noi rimuovevamo la morte, questa, come se fosse un evento che non avrebbe potuto mai sfiorarci, anche se in realtà la vedevamo vicino, aveva abbracciato i nostri amici. Ecco, mia madre mi aveva lasciato andare, timorosa, però ecco, niente, insomma, quel mondo lì è stato anche superato da me. Io non ho, poi dopo qualche anno non ho più fatto quel tipo di alpinismo, ho più seguito le sue tracce, ho fatto un alpinismo molto più pacificato, molto più semplice, senza dover osare per essere simile a un dio, come è l'ultima frase del libro di Gervasutti, Scalate sulle Alpi. Quindi io non mi sentivo un dio dopo, non mi sarei mai più sentito un dio perché scalavo delle cose difficili, anzi poi non avrei più fatto quel tipo di alpinismo. Senti, un altro aspetto di cui ti volevo chiedere riguarda questo rapporto città-montagna, no? Perché di fatto la città è qualcosa di pesante, di oppressivo, la montagna è una medicina dell'anima, dello spirito. Lei non ha mai, è vero che erano una situazione storica, sociale totalmente diversa da quella di oggi, però lei non ha mai pensato di andare a vivere in montagna, di lasciare questa città così faticosa, questa quotidianità metropolitana.
È vero, non ci ho mai pensato. La montagna era l'altra grande alternativa. La nostra vita era come un pendolo, proprio vivevamo momenti solari, pieni di vita, gioiosi, vivificanti, appunto, dell'estate in montagna oppure anche d'inverno quando andavamo nei fine settimana, e poi invece l'attesa in questa quotidianità grigia, ripetuta, anonima, senza. In città, io poi, e senza però mai pensare di trasferirci, ma proprio forse per lasciarla lì, quella montagna, come alternativa, come desiderio da covare per far crescere, come una molla da caricare fin quando proprio non è più possibile tenerla e quindi bisogna farla scattare per forza. Ecco, mia madre la viveva così. Questo è forse un approccio un po' romantico, tenere le distanze da ciò che si è attratti per poterle desiderare, per poter poi arrivare finalmente dar sfogo al desiderio che finalmente si può esprimere. E poi la città, comunque mia madre la frequentava perché aveva il suo circolo di artisti, viveva la città, viveva i concerti, insomma. Lei era una cittadina, io sono un cittadino. Adesso mi sono trasferito in montagna, però a vivere in montagna, in una casa, in un bosco solitario, lontanissimo da tutti. Però io sono contento di essere vissuto in città. Per un ragazzo è stato anche molto formativo, molto pieno di stimoli. La città è il luogo del fermento, è anche il luogo dell'agone, del conflitto di idee. E quindi un ragazzo che vive quel clima, quella tensione, secondo me, è formativo. Adesso non ha più bisogno, anzi, ha proprio bisogno del cinguettio degli uccelli a primavera. Dei colori dell'autunno fuori dalla finestra. Sì. Ma sì, poi è pur vero che noi siamo della generazione della villeggiatura ancora, no? Sì, esatto. Concetto che si è andato frantumando, Esatto. C'era questa via di mezzo che era la villeggiatura. Quindi noi si potrebbe fare questa distinzione, no? Tra turisti, tra villeggianti e tra residenti, i montanari. Ecco, ci sono i residenti, i montanari che sono figli della montagna, la loro montagna è la loro casa. E quindi per loro queste cime che dominano dall'alto fanno parte di uno sfondo che è accompagnati da sempre. Quasi non se ne accorgono della loro esistenza perché sono sempre stati lì. Invece per i villeggianti che rimangono a lungo, che conoscono per scelta, per desiderio, che si trasferiscono su, hanno magari una seconda casa, sono queste villeggiature lunghe che adesso si fanno sempre meno, 3 mesi in montagna. Ecco che questa seconda patria adottiva diventa un luogo del desiderio, un luogo di una scelta. E quindi ogni angolo è osservato con attenzione, è indagato. I villeggianti sanno tutto del posto, sanno i vecchi toponimi, sanno i nomi delle vie, delle montagne, delle scorciatoie, sono innamorati di quel posto. E poi ci sono i turisti, che invece è la terza categoria, che sono delle persone di passaggio che amano il luogo, passano e vanno via, ma hanno meno radici. Ecco. Noi eravamo questa categoria intermedia, che insomma non è neanche giusto dire intermedia, questa categoria speciale che ama un luogo che lo eleva a seconda patria, o meglio, a una specie di patria adottiva e del sentimentale anche, dove si riversa tutta un'attesa, e poi finalmente quando si va ci si sente rigenerati e ci sa un senso proprio di completezza. Questo modo di vivere la villeggiatura è fantastico, è un grande privilegio perché ti può dare una vita a due registri, no? Puoi saltare su un registro, ritornare su due livelli. È vivificante perché dai significato a entrambi e poi li puoi vedere entrambi perché le cose vanno sempre anche viste da fuori per potersi rendersi conto di come sono. Quindi per poter apprezzare la città quando sei poi da 3 mesi lì sai che cosa c'è in città e viceversa. Quindi ecco, quella formula è una formula perfetta, direi, perché l'attesa, questo desiderio di andare non era una frustrazione, era una nostalgia positiva. Ci
ci sono le nostalgie negative e quelle positive, no? Le nostalgie negative sono le nostalgie che non possono mai essere realizzate, sono la nostalgia del tempo perduto, la nostalgia di qualcosa che non arriverà mai, la nostalgia del rimpianto. La nostalgia positiva è la nostalgia di un desiderio che sai che puoi raggiungere, una nostalgia che ti dà l'energia per poter andare incontro al tuo obiettivo. Ecco, era una nostalgia positiva la nostra per la montagna, una nostalgia che sapevamo che un giorno avremmo potuto soddisfare. Sicuramente tua madre ti ha lasciato in eredità le montagne, perché che poi tu hai fatto vivere attraverso la scrittura, attraverso le tante cose che hai fatto per la cultura della montagna. Quindi è stato un vero e proprio calco questo, no? Sì, è stato proprio un calco. Io poi appunto riaprendo questa scatola dei ricordi che dopo il funerale di Alessandro ci ho rimesso il naso lì dentro, io mi sono reso conto, rivedendo queste pagine scritte nel diario di mia madre, nei taccuini, della, per esempio, della somiglianza di più, della nostra grafia è identica, lei un po' tendente al maschile, sul maschile, io un po' tendente forse al femminile, ma insieme eravamo identici. E poi ricordo che ci dicevano sempre: ma voi vi assomigliate come due gocce d'acqua, non tanto nei lineamenti, non solo in quello, ma non quello, nelle pose, in certi modi di fare, modi di dire, modi di pensare, ma è ovvio. E quindi poi io mi sono sempre chiesto, chissà se appunto, come dici, questo frutto di questo stesso calco è dovuto da una combinazione di geni che ritrova in me la stessa replica, si replicano in me, oppure è una volontà di assomigliarle, inconscia naturalmente, di assomigliarle fino ad assumere in toto la sua, sì, ad avvolgere come una carta stagnola intorno a un oggetto, ecco, sì. E quindi replicarlo in me esattamente come in lei, non lo so, forse penso che sia di più una volontà inconscia di assomigliarle, perché per me mia madre era l'unico modello, e io sono nato da lei, mi sono staccato da lei come per partenogenesi, come fanno le meduse, una parte di una medusa si stacca e prende vita, senza dover trovare un secondo per mischiare i geni, e quindi io e lei avremmo potuto firmare indifferentemente cambiando il primo nome, insomma. Ma inevitabilmente mi viene da chiederti, dopo questo passaggio per cui sei diventato tu il primo di cordata, anche nella vita, come si è poi sviluppato questo vostro rapporto, no? Tu dici: io non sono mai stato un ragazzo, un figlio, sono stato quasi un suo pari, costretto fin dall'inizio a gestire situazioni, ad affrontare, a pensare. E poi come verso la fine, tu adulto, come ha preso forma questo vostro... Sì, è vero, questo compagno di vita, questo suo pari che poi ha continuato. Infatti io ho vissuto sempre con lei, fin quando ha vissuto, poi in un certo momento vicini di casa, insomma, sono stato sempre con lei e mi sembrava anche impossibile non stare con lei. Poi adesso io ho raccontato il suo aspetto solare, positivo, così come trasmette la sua immagine di copertina, però mia madre aveva anche dei grandi momenti bui, oscuri, ed era anche non sempre una persona positiva, non è stata una persona positiva in tutto e per tutto per me, aveva dei momenti di crisi molto neri, intanto mia madre dormiva di giorno fino alle 11, a mezzogiorno, tutte le mattine, io da piccolo facevo la scuola a Montessori e quindi c'era una grande libertà, molto spesso non andavo a scuola, recuperavamo, insomma, la Montessori non era rigida, non era severa, anzi puntava tutto sulla creatività, sullo sviluppare l'immaginazione. Infatti io ho imparato a scrivere, a leggere in prima media, devo dire, perché tutto il corso classico delle
dell'elementare non ho imparato niente. Però, e quindi quando stavo a casa, mia madre la vedevo, si svegliava alle 11:30, mezzogiorno, e sbucava, emergeva da questa stanza che era un disordine totale. Il suo letto era una cuccia, tutto pieno di libri, di ovunque buttati, tutta sfrafugliata, un po' strascicandosi, mangiavamo e poi lei si metteva al pomeriggio a suonare il pianoforte e queste note l'accompagnavano per tutto il pomeriggio, fino alla sera, fino al tramonto, e lei suonava il suo repertorio classico: Schubert, Schumann, Chopin, Beethoven, Bach, Liszt e tutti, e compagnia bella. E poi aveva dei momenti di crisi anche molto profonde che portavano a spaventarmi, anche quando lei minacciava il suicidio. Non erano le solite crisi di spaccare i piatti perché ci si urla, si strappa i capelli, no, era qualcosa di più, era minacciare il suicidio, era puntarsi il coltello in mezzo al seno e dire: guarda, adesso c'è il sangue, mi ammazzo, oppure scavalcare il parapetto di casa e dirsi: adesso mi butto. Io avevo 6 anni, mi appoggiavo al muro seduto con i pugni sugli occhi per non far vedere che piangevo, e tutto finiva lì. Finiva lì perché poi lei si ripeteva a suonare il pianoforte ed erano le note a parlare, a rompere questo silenzio tragico che ci avvolgeva dopo queste scenate tremende. E queste note andavano avanti per qualche giorno, così, finché ritrovava la pace, il mare, il lago calmo della pace ritrovata. E poi però, col passare degli anni, queste crisi che non potevano più spaventarmi, perché ero io più forte di lei e lei ormai scricciolo piccolo di 70-75 anni, allora lì era questa sua malattia, che probabilmente era una malattia psicosomatica, erano le crisi d'asma che la portavano ogni tanto a non poter più respirare, questa fame d'aria. Allora lei si buttava per terra rantolando e mi diceva: corri, corri a prendere lo spruzzino. Lo spruzzino era il flacone col beccuccio da inserire nella bocca, e poi qui c'è questo grande respiro e piano piano ritornava a respirare. Ecco, era una donna molto difficile, che aveva anche una volontà quasi un po' ricattatoria nei miei confronti, quindi farsi vedere debole, bisognosa d'affetto e d'aiuto per non lasciarmi andare via. E quindi anche queste sue malattie, queste sue crisi, erano una forma anche per tenermi, e anche forse uno sfogo quando ero piccolo, perché forse per dirmi che io non ero all'altezza del ruolo che lei mi aveva affidato, cioè quello di un compagno di vita, probabilmente. E queste erano crisi che volevano farmi del male, per punirmi, perché non ero all'altezza del ruolo che lei pensava che potessi svolgere, probabilmente. Così mi hanno detto anche degli amici, insomma, psicologi, insomma, così. E quindi è stato anche questo, mia madre. E nel libro lo racconto, insomma. Sì. Adesso per avviarci alla conclusione di questa nostra bella chiacchierata, e anche per non togliere il piacere ai lettori di assaporare il tuo libro, volevo chiederti, mi ha colpito questa frase quasi alla conclusione, che ti leggo: ma nonostante le sofferenze che ho dovuto superare a causa tua, sei riuscita a farmi capire le cose per cui non ci si sentirà mai soli. E oggi ciò che amavi lo amo anch'io. Che cosa ci vuoi dire con questo? Questo poi mi avevi chiesto prima un po' la scrittura. Io poi mi sono lasciato anche proprio andare, quindi di fatto in certi momenti è come se fosse proprio una lettera a mia madre. Perché mi sono detto: beh, tanto visto che racconto questa storia così personale, è giusto anche che dica quello che penso fino in fondo. E questa è la sintesi di tutto. Cioè, io è vero che sono un po' figlio del suo stesso stampo, e quindi io amo le cose che lei amava, la montagna, la musica. E dopo questi anni di attesa, finalmente, quando ho riscoperto mia madre e che non è più mia sconosciuta, soprattutto dopo il libro che ho scritto, capisco che lei è ancora presente in tutto quello che faccio, insomma, nei grandi significati che io do alla vita.
Bene, Marco, grazie, grazie mille di questa chiacchierata intensa. Io ricordo a tutti che il libro si può acquistare alla Libreria della Montagna di Torino, innanzitutto, visto che siamo al Circolo dei Lettori di Torino, la Libreria della Montagna di Via Sacchi, che fa anche spedizioni in tutta Italia, quindi non è necessario, visto le nostre nuove restrizioni, non è necessario venire fino a qui. E grazie infinite, grazie di questa Grazie a te, Linda. di lettura immersiva e densa. Grazie e saluti a tutti. Saluti a tutti. Ciao. Ciao.